seguo a distanza con il muso lungo e la nevrosi addosso mi costringo a tenere le mani in tasca perché tirare pugni non posso, ma poi verso sera mi faccio più indulgente, mi do una pacca e sulla schiena e comincio con amore a picchiare la gente. Ho imparato dagli altri a evitarmi con cura e mi rilasso soltanto quando porto giù il sacco e della spazzatura e respirare l'odore dei cibi avanzati mi fa venire in mente un quadro surrealista. Ci vorrei entrare se non altro per cambiare il mio punto di vista, ma poi mi giro attorno e mi convinco che non va così male. Mi do un'altra pacca sulla schiena e continuo a picchiare, 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 picchiare. Mi tengo d'occhio perché non mi fido più di me. Ciao a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuti a questo ultimo incontro, almeno per quest'anno, dedicato a questa serie di chiacchierate con le artiste della serigrafia. E, come sempre, siamo accompagnati in questo percorso, che è stato anche abbastanza lungo quest'anno, è interessantissimo, dal professore più macio dell'Accademia delle Belle Arti di Brera. Daniel, ciao Daniel. Ciao ragazzi, più macho, mi è venuto in mente Macho Man, non so, il lottatore di wrestling degli anni 80, mi ha fatto venire in mente quel personaggio, cioè cosa mi hai tirato fuori? Ben rivisti ragazzi. Bene. Sì, purtroppo siamo arrivati all'ultima puntata di quest'anno, ok, per cui l'avventura prenderà un periodo di sosta, per cui va bene così, nel senso oggi ci troviamo, meritiamo oggi anche però un minimo di un periodo di sosta. Sono 16 puntate quest'anno dedicate alla serigrafia politica, è una bella serie su Netflix. Le serie durano 13 puntate, noi stiamo sforando, per cui va bene così, insomma, cioè, c'è di che vedere, e una interessante dell'altra, davvero sì, ma poi vabbè, ci sarebbe tanta altra carne da mettere sul fuoco, insomma, perché è proprio una cosa vastissima e tante cose molto interessanti, creatività molto attiva e fantasiosa. Oggi ci ritorniamo a Venezia, ok? Perché nostra ospite di questa ultima puntata è Anna Fietta. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta. E Anna è un'altra giovane artista, che fa di tutto, è illustratrice, graphic designer, è serigrafa, è una stampatrice, fa legatoria, insomma è molto attiva da questo punto di vista. Tra l'altro abbiamo avuto modo di farci una chiacchierata prima, nel senso lei arriva
come studi dall'Accademia Venezia, per cui nel senso è un'altra insieme a il ragazzi Lupi Gentili e qualcun altro ancora che comunque arriva da uno studio accademico e negli anni poi appunto si è appassionata della serigrafia e ha iniziato a fare tante cose diverse, fanzine, magliette, feste, tematiche sociali, ambientaliste, femministe, movimento non una di meno, insomma, cioè è una che si è data particolarmente da fare, ok? Per cui direi, diamo pure la parola ad Anna, così ci inizia a introdurre nel suo mondo e a farci conoscere le meraviglie che fa. Allora, ciao ciao a tutti. Che dire, sì, come diceva Daniel, ho iniziato con la serigrafia all'Accademia, ma ancora prima alle superiori, avendo fatto io un istituto d'arte con indirizzo grafica e fotografia, quindi già alle superiori ho avuto modo di cominciare a stampare con diverse tecniche, non solo la serigrafia. Continuata poi negli anni come interesse, come passione, sempre molto forte, diciamo. Ho iniziato la mia autoproduzione di serigrafia, come tra poco andremo a vedere, in realtà con un workshop qui a Venezia degli amici di Small Caps, che organizzano questi bellissimi workshop. Sono come il prezzemolo, sono uno. Sì, perché pure loro si danno molto da fare, no? Me sono dei grandi diffusori di serigrafia. Ma infatti, facciamo un applauso a Fabrizio, a Federico e Paolo. Federico e Paolo. Grandi, grandi ragazzi. Che esatto, che con i quali ho fatto... Io, a dire la verità, li avevo contattati perché avevo una grafica, avevo un disegno e volevo qualcuno che me la stampasse. Gli ho detto, forse voi potete aiutarmi, e loro mi scrissero... sì, noi ti aiutiamo, ma non a stampartela, ma a insegnarti a stampartela da sola, e che diciamo è stata la cosa ancora meglio, perché effettivamente proprio così, dandomi nozioni che in realtà neanche la scuola ti dà, perché a scuola hai il bromografo, hai un piano autoispiratore, hai insomma tutte macchinari e cose che una volta che ti trovi da sola poi ovviamente non hai. E loro invece ti insegnano a dire no, guarda, non occorre avere milioni per cominciare, non occorre avere le più avanzate tecnologie, si può fare anche con poco, e questo è molto bello, insomma, direi molto utile. E quando è che è successo questa prima stampa con loro? 3-4 anni fa, forse, era già il 2016, se non sbaglio. E sì, non vorrei dire 2016 o 2017. Comunque, okay. Pura curiosità, tranquilla. Sì, sì, vabbè. Che me l'ero anche riguardato e già non me lo ricordo più, comunque. E niente, questa che vediamo qui è una foto che avevo preparato in realtà come fondale per un'altra foto tempo prima, ed è un po' un insieme di cose fatte, di cose raccolte, cose mie, cose non mie, che era un po' la mia lavagna in costruzione, come si può chiamare, di ispirazioni e di work in progress. E quindi c'è qualche maglietta, c'è qualche poster, c'è qualche prova di stampa, stampe con sopra altre stampe, mini telaio e quant'altro. E tutto questo è stato fatto su una doga di un letto riciclata. Che è un espositore. Esatto, che si è rivelata molto utile. Esatto. Questa è una foto pessima come qualità di foto, ma l'ho messa perché è una peccato.
molto ricca di significato. Sì, nel senso, è stato un po' gli albori, no? Come ho iniziato a stampare, cioè a casa, cioè appendendo fili, come in realtà è anche adesso, perché mi sono riarrangiata a stampare a casa anche ora. E questo in particolare era un lavoro che avevo preparato per una esposizione organizzata dal progetto Giovani di Padova, che avevo organizzato una mostra all'interno di un conservatorio, e io ho preparato queste installazioni che andavano un po' a mischiarsi con l'arredamento, tra virgolette, diciamo già del conservatorio, quindi c'erano altri cartelli ambientali, e questo era messo a fianco del vietato fumare. E in realtà nelle piccole scritte che da qui non si leggono c'è anche tutto il significato, cioè spiegato perché non obbedire, non è che non obbedire, è vietato obbedire per fare ognuno quello che vuole, ma nel senso non obbedire ciecamente. Il conservatorio poi è un po' come un'accademia, nel senso che si spremono gli studenti per far venire fuori, no? Anche una creatività di ognuno di noi. E quindi da qui era nato un po' questa idea di liberare le menti e gli sguardi e le orecchie, in questo caso nel conservatorio, più che gli sguardi. Questo è un lavoro invece che è nato, intanto è una citazione a una canzone che è di Monty Python all'interno di un film che si chiama Brian di Nazareth. Non so se voi l'avete visto o chi l'avrà visto potrà sicuramente, io non mi metto a cantarla, ma insomma la frase, la canzone vera è Always look on the bright side of life, e viene cantata mentre il povero Brian di Nazareth sta morendo. E a me, io l'ho cambiata così, è venuta in mente un po' leggendo le ennesime notizie. Questa era un po' prima, è nata un po' prima dell'avvento, diciamo, di Greta Thunberg, nel senso che poi ha risvegliato un po' in tutti questa consapevolezza del disastro climatico, eccetera, eccetera. E già prima di lei se ne parlava, ma molto meno. E non lo so, io ogni volta che leggo queste cose, leggo delle proiezioni che si fanno sul futuro, di come stiamo, insomma, continuando a vivere, eccetera, eccetera, penso sempre, soprattutto di tutte le specie animali che si estinguono, no? Penso, forse l'unica soluzione, cioè spero sempre che prima veramente che distruggiamo il mondo intero, forse è meglio che ci estinguiamo prima noi, in modo che almeno forse si riesce a salvare qualcosa. E da qui appunto c'è, cioè, l'idea, sì, vediamo pure l'estinzione umana, vediamo il lato positivo, ecco. E ovviamente è una provocazione, cioè, nel senso di dire, vediamo che prima di arrivare a questo punto magari non si possano trovare altre soluzioni, vediamo che... Che magari ci raddrizziamo un attimino e non ci, sì, mettiamo proprio al centro del mondo. Esatto, questo sarebbe... No, non sei la sola che spero in estinzione di massa comunque, che anch'io, cioè, ogni tanto la chiedo, cioè, il meteorite è passato così vicino a noi ad aprile... Sì, ci sono vari, no? Ogni tanto spunta sempre fuori qualche possibilità che dice, ma forse non è così male, ma sì, speriamo sempre che ci sia, insomma, che una maggiore consapevolezza comunque del rispetto nei confronti della natura che ci circonda, quello sì, per forza di cose. Esatto, esatto. Anche perché, visti i fatti più recenti, direi che forse è veramente il caso che ci diamo una svegliata. Qui, questo è uno dei tuoi, esatto, workshop invece? No, in realtà non era proprio uno dei miei workshop, era un evento fatto in collaborazione con un'associazione che si occupa di sensibilizzare, invece in questo caso i bambini e ragazzi di elementari e medie, sempre i temi ambientali, quindi
Questa era una giornata istituita in un parchetto, sempre a Padova, era fatta di varie attività, tra cui c'era la gara di lentezza in bicicletta, c'era il vigile urbano che spiegava, insomma era tutta incentrata sulla mobilità verde e su appunto sull'ambiente in generale, e io ero stata chiamata come tappa di una di queste attività. E quindi avevo preparato questo piccolo telaio con le biciclettine e si invitavano i bambini che, vedete, giusto a caso sono vestiti da pedoni con il giubbetto con, per il frangente. Esatto, per quel motivo. E quindi i bambini erano invitati così a stamparsi la loro toppina di stoffa, e poi più avanti vediamo anche nella foto dopo forse... Esatto, questo è sempre momento di spiegazione, e quindi esatto, poi avevo preparato anche tutti questi timbrini, perché poi loro in un secondo tavolino si mettevano a personalizzarsi ognuno la propria toppa, quindi col nome piuttosto che teschietti, diamanti, quello che era. Curiosità, questi timbri qui, che materiale hai usato? Visto che in questo periodo sto facendo anch'io un po' di incisioni. Io li ho proprio trovati chiedendo gomma... Gomma da cancellare? No, gomma da timbri. Da cioè, la vendono in tipo lastrine di mezzo centimetro. Sì. Sei professionale, diciamo, su materiale quello proprio pensato per fare i timbri. Sì, che comunque non è niente di eccessivamente costoso, né... Poi sono andata proprio di colla a caldo su legno per incollarli sul loro supporto. Quindi... attenti. Sì, poi era una cosa nata anche lì come, ma sì, fanne due, tre, e io poi mi sono persa via e ne ho fatti una ventina, perché in realtà mi diverte anche un sacco. Incidere timbrini, quindi ero più contenta io forse dei bambini stessi per aver fatto questa roba. E i timbri danno gioia, chissà come mai, però è così, sia chi li fa, chi li usa. Sì. Senti, ma ti chiedo una cosa, visto che comunque tu dici queste, alcune di queste attività le hai fatte a Padova, Padova è una città molto attiva sotto questo punto di vista, cioè dal punto di vista proprio il coinvolgimento delle persone, ma anche delle iniziative, cosa del genere. Ultimamente, in questi ultimi giorni, ne sto sentendo parlare veramente tantissimo, e sembra che, come dire, ci sono delle zone, delle aree. Vabbè, Venezia è stata una città che abbiamo trovato più volte durante questi webinar, così come altre città come possono essere Bologna, sembrano due centri veramente molto, molto ricchi di iniziative, anche di energia positiva sotto questo punto di vista. Padova com'è? Visto che tu hai fatto delle attività. Ho fatto delle attività, sì, no, Padova è bello. Allora, intanto c'è questo il progetto Giovani, che è anche giovani artisti italiani, quindi loro sono... degli uffici che raccolgono giovani artisti, raccolgono giovani curatori, fanno delle mostre, a volte fanno avevo partecipato con loro anche a un temporary shop dove ti invitavano a fare anche, per esempio io facevo stampe, avevo appena iniziato con la serigrafia, e in realtà lì avevo portato l'incisione al linoleum, quindi col mio rullino, con i miei sgorbietti, e le lastre di linoleum, e facevamo stampa lì in un negozio sfitto che appunto il comune aveva dato in gestione al progetto Giovani Artisti Italiani, e quindi forse funziona molto bene il rapporto comune ed enti che lavorano con la cultura, in realtà questo penso io. Questo stesso era organizzato da un'associazione che faceva proprio come lavoro sensibilizzazione ambientale nelle scuole. Quindi anche lì neanche io conoscevo questa realtà, e devo dire che è stato molto bello. Loro facevano appunto tutto un percorso. Questa era una giornata di culmine di un percorso che loro
che loro hanno fatto durante tutto l'anno con le classi, quindi appunto anche il discorso, la raccolta differenziata, piuttosto che capire l'importanza di tutta una serie di abitudini appunto atte a salvaguardare l'ambiente, piuttosto che il dire andiamo tutti a scuola in bici, andiamo tutti a scuola a piedi o con i mezzi, non è da poveri, ma anzi è da persona coscienziosa che fa le cose. Insomma, e devo dire che è molto bello. E Padova, è vero, ci sono, è molto attiva sotto questo, da questo punto di vista. Noi abbiamo conosciuto qualche anno fa delle belle realtà di Padova, ed effettivamente quello che stai dicendo conferma l'esperienza che abbiamo avuto e un po' anche insomma tutto quanto quello che sentiamo. Quindi benvenuto a una realtà di questo tipo. Bisogna andarsi a fare un giro a Padova, insomma, andare a curiosare. Allora, facciamo come direzione Venezia, in mezzo troviamo anche Padova. Che è per strada. Possiamo andare a Bologna. Un bel giretto, quello. In treno bisogna passare per Bologna per arrivare a Venezia, per cui cioè, dipende da dove arrivi comunque. Sì. E che parlare di queste cose in questo momento con tutte le restrizioni che ci sono è quasi strano, però. Ma noi prendiamo note per i tempi migliori, in modo tale che meno così iniziamo ora a organizzarci, esatto, da essere pronti appena si può. Sì. Questo invece è sempre una stampa che ho fatto a casa e quindi sempre appesa così alla finestra, e in realtà è una specie di schizzo, ma sempre stampato in serigrafia, di un disegno che poi avrei rifatto in grande. E diciamo che al tempo in realtà ancora non lo sapevo, nel senso che io spesso mi capitava, soprattutto all'inizio, che facevo le cose molto più, insomma, in maniera sperimentale, forse, o sì, in maniera molto più sperimentale. Anche quando mi avanzava un angolino di telaio dove non andavo a impressionare niente, anche più o meno sul momento dicevo dai, con l'inchiostro scrivo qualcosa, prendo dei disegni vecchi, delle scritte vecchie, faccio il lucido e non si sa mai, no? Ed è così un po' che è nato anche questo, ho fatto il lucido appunto a mano. E ho stampato queste cartoline che in realtà poi hanno avuto un grande successo e che mi hanno chiesto anche la versione in poster, la maglietta, e quindi ho ripreso il disegno, l'ho ingrandito, l'ho un po' rifatto, ho centrato e quindi poi è stato appunto riproposto in maniera più grande forse nella foto dopo. Sì, esatto, c'è la versione con i poster. Qui invece era durante un evento organizzato da Nuna di Meno, che è un gruppo di attivismo femminista, e in una serata di raccolta fondi, barretta, come si può dire, di ritrovo, di organizzazione di eventi, di prossimi eventi, di non una di meno, serata anche danzante, insomma quant'altro, hanno detto dai, vieni e facciamo delle magliette, facciamo dei poster. Avevamo invitato la gente che veniva, chi voleva, a portarsi la propria maglietta, quindi insomma io avevo portato così un album di fogli bianchi e qualcosina, ma il più è stato poi quello che la gente si è portata, quindi ognuno si aveva la maglietta, chi non aveva la maglietta mi dava la borsetta, o comunque una volta lì tutti trovavano qualcosa da farsi stampare, e anche quello è stato un momento. Questi eventi dove si stampa dal vivo, no? Sono sempre molto coinvolgenti. Sì, effettivamente sì, poi per me è sempre un po'... è molto bello, e soprattutto quando mi metto a stampare poi passano anche le mezz'ore, le ore, e io non me ne rendo mai conto, nel senso che poi vado sempre dietro, una persona mi dà la maglietta, gliela stampo, poi prendo il pezzo di carta, poi ed è tutto uno così, ed è,
è comunque sì, molto bello, e soprattutto anche per la gente che vede, ogni volta è meravigliata del vedere cosa esce dopo la stesura dell'inchiostro, no? Detto sorpresa. Esatto. E quindi questo era un evento, questo era un altro invece all'aperto, sempre durante una manifestazione, e queste erano delle grafiche invece realizzate dalle ragazze dell'associazione, e anche qui avevamo invitato la gente a portarsi le varie magliette, il pannuello fucsia con cui manifestare, e poi c'è stato un grande coinvolgimento anche qui, una raccolta fondi. È stato molto interessante. Una domanda così, cioè, diciamo, più da un punto di vista diciamo economico, se vuoi, di questa cosa qui. La partecipazione a questi eventi per te rappresenta comunque anche un'occasione per vendere dei prodotti, o una partecipazione solamente per farti conoscere? Nell'evento di prima, che era al chiuso in un posto che si chiama il Magazzino delle Sale, avevo anche portato delle cose mie, e c'era appunto più spazio, era una serata, quindi ho un po' stampato, un po' sono stata lì a esporre i miei lavori, eccetera. Questo invece era appunto in un gazebo, in un campo all'aperto durante la manifestazione, quindi è stato più che altro un aiuto, cioè una partecipazione all'evento mia, senza guadagno, diciamo. Un supporto. Sì, ho voluto fare... Però anche nel primo caso comunque il tuo guadagno deriva dalla possibilità di vendere qualcosa di tuo, perché suppongo che comunque stampando... che adesso arriva lì una persona, la maglietta che la vuole stampare o qualsiasi altra cosa, in quel caso paga o no? Cioè tu non ci guadagni da quello, suppongo. No, allora io lì i poster che un po' avevo già di mio, un po' avevo stampato lì, li vendevo, sì, e guadagnavo quello che li vendevo, mentre le magliette io avevo chiesto a offerta libera che dessero all'associazione. Poi anche lì io, non essendo appunto da sola, non sono stata lì a seguire che tutte le persone prendessero i soldi, le ragazze ne hanno ricevuti comunque, qualcuno ovviamente... magari non ha pagato, non lo so, comunque quella volta avevamo fatto così, i poster li avevo venduti e le magliette invece avevamo fatto offerta libera per l'associazione, appunto. Comunque diciamo sono delle attività fatte e vissute soprattutto per, come dire, supporto ad un qualcosa in cui si crede, delle cause. Sì, assolutamente, nel senso lo faccio con questo spirito, anche perché appunto è una causa a cui credo. Sì, assolutamente. Caso, direi che la grafica ha un messaggio molto ben chiaro. Questo sì. La sintesi perfetta, nel senso. Sì, questo ho fatto un po' un collage di quello che era un po' il processo creativo fino ad arrivare alla grafica finale, quindi tra disegno e una scritta così appena a matita che volevo poi trasparisse anche in fase di stampa, e questo diciamo è il mio lavoretto di Natale, nel senso che l'ho pensato proprio sotto periodo natalizio, sotto spinta dai forti momenti di stress che almeno a me vengono quando è ora di dover comprare i regali per tutti a Natale, anche perché appunto ritorna sempre in me la fiamma del sentirsi obbligati poi a spendere soldi per comprare regali che magari manco piacciono né a te né a chi vanno regalati, solo per il fatto che devi farlo, no? Mentre io sono molto più per il fare un regalo, anche se non è Natale, ma se vedo qualcosa che mi piace, che mi ricorda quella persona, lo prendo. Da un punto di vista proprio della realizzazione, tu dicevi qui, vediamo un po' tutte quante le fasi di, cioè tutto quanto diciamo quello che è il processo creativo, ma
fondamentalmente quindi tu parti da questa scritta, o comunque diciamo da un disegno che fai su un foglio di lucido? No, no, in questo caso era un foglio matita su foglio di carta. Okay. Anche perché con un, sì, da un foglio di lucido non avrei potuto scriverci a matita. Quindi è un foglio di carta successivamente scansionato, ingrandito, e poi ovviamente ho aggiustato i chiariscuri e i contrasti per farlo diventare nero e bianco. E mentre sì, il disegno sotto ovviamente del pugno è stato fatto interamente a computer, quindi con la pennetta grafica, prendendo diverse foto. In realtà anche qui è stato fatto fondamentalmente la mano a partire da una foto. Sì, anche se non è un ricalco di una foto, ma ho fatto la foto, ho fatto il disegno su carta, poi quello l'ho scansionato e l'ho rifatto. Cioè, poi l'ho ricalcato dal disegno, diciamo, con Photoshop. Ok. Esatto. Giustamente sulle borsine. Cioè. Sì, perché poi era nato ed è ad oggi tuttora un poster, quindi come idea di poster, però poi avendo anche queste borsette che vuote che avevo preso in più per me, per i mercatini vari, ho detto ma perché non fare anche questa mega idea regalo in cui uno si presenta effettivamente con una borsa vuota, cioè l'idea era di presentarsi con una borsa vuota all'interno, ma con questa scritta. E devo dire che è stata molto apprezzata. Poi non so se chi l'ha comprato in effetti si è presentato con la borsa vuota o ha ceduto. Mettendoci un regalo all'interno. Esatto, questo invece era il poster di per sé. E anche questo come idea regalo, comunque io l'ho a mia volta regalata e ha sempre avuto molto successo come regalo. E questo è un piccolo particolare invece del laboratorio che avevo qui a Venezia, e quindi ci sono sempre varie prove di stampa, anche qui su... qui c'è una piccola Don't Forget To su una pagina di un libro, poi c'è la conchiglia stampata sul legno e sopra un'altra cosa sulla carta da imballaggio che io tengo sempre, non butto mai via i tipi di carte che mi vengono sotto mano, e quindi così. Questo era Fatalità, quello che avevo creato al negozio pop-up fatto a Padova in periodo natalizio, sempre dal progetto Giovani di Padova di cui parlavamo prima, che è un po' anche questo lo schizzo, il preludio di un lavoro che poi è diventato altro nel tempo, cioè quello era incisione di linoleum, poi è diventato questo. E qui c'è una sorpresa anche per Dani, questa non se l'aspettava. Che era una GIF che ho creato successivamente, partendo da quella piccola prima stampa. Limonata dura, come si suol dire. E infatti questo lavoro si chiama Limone al gelato. Giustamente. E poi, insomma, si è ingrandito il disegno e ho fatto la stampa su poster e su maglietta, anche qui. Esatto, questo è un altro lavoro che invece è partito come idea direttamente da essere stampato su maglietta. E anche questo si rifà un po' a una canzone, in realtà è liberamente ispirato a un testo di una canzone che è Everyday Normal Guy, si chiama questa canzone, e questa invece è una tipica maglietta o tutta bianca o tutta nera che dice quello che è, cioè una
maglietta da tutti i giorni, diciamo. Divertente. Sì. Senti, ma l'etichetta è tua perché fai tu per la personalizzazione o perché sono anche confezionate? Che senso? No, tutto bene. Cioè, non che le cuci, ma perché hanno una qualche particolarità in termini di stoffa, cotone, qualcosa del genere, o metti l'etichetta tua perché c'è la tua personalizzazione? Entrambi, diciamo che queste sono da un paio d'anni almeno, stampo solo su magliette di cotone biologico, il più possibile che siano anche lavorate in fair trade, quindi senza sfruttamento dei lavoratori, eccetera, eccetera. E comunque l'etichetta, anche per un fattore di riconoscimento, nel senso, io alla fine posso venderle ai mercatini, qualcosa vendo anche nei negozi, quindi per me è importante che, ma anche per il cliente stesso che compra, nel senso, credo sia interessante vedere da dove vengono, soprattutto per chi compra artigianato, è quasi la cosa più, sì, non dico più bella dell'oggetto in sé, però sempre interessante, no? Sì, sì. Conoscere un po' le origini dei vari pezzi che si comprano. E questo invece è sempre un piccolo esperimento nato come piccolo schizzo, che poi è diventato un poster più grande, quindi anche qui c'era l'idea, ho fatto in fretta il disegnino e la scritta, e poi, visto che andava molto, ho fatto anche la versione più grande, che appunto è questa, dalla quale poi ho realizzato anche magliette, borse, eccetera, eccetera, e devo dire che sempre io non sempre immagino, io certe cose le penso e dico, un po' come anche quello dell'estinzione, no? Me le penso e dico, boh, vabbè, magari sono l'unica che le pensa, e invece poi vedo che è sempre un sentimento molto condiviso, anche questo che potrebbe sembrare un po' asociale come pensiero, e invece vedo che anche persone meno sospette lo apprezzano e si sentono finalmente. Non bastano più gli animali, siamo andati oltre, le piante. Sono meglio. Le piante, sì, in realtà anche questo nasce un po' come presa in giro di quelli che dicono che i cani sono meglio delle persone, no? C'è dell'ironia, ma c'è anche un fondo di verità. C'è anche sempre una puntina di... E allora, esatto, seguendo questo filone, ma chi meglio di una pianta? Allora, la pianta neanche ti sporca casa, la pianta neanche... In realtà poi avevo creato tutta una storia che è stata pubblicata su una pubblicazione che si chiama Frisco Speaks, che conoscete, nel primo numero ci sono proprio una serie di 6-7 illustrazioni che spiegano con dei piccoli testi anche il perché le piante sono migliori delle persone, esatto. Sempre tutto in chiave ironica, ovviamente. Quindi dobbiamo a questo punto chiamare Francesco e farci arrivare anche il primo numero, che mi sa che era anche esaurito, se non ricordo male. Francesco Ciaponi con Edizioni del Frisco, un altro che ritorna. Anche esatto. Con esatto. E questo invece è il primo in assoluto poster che ho fatto, che è anche quello che ho fatto, che avevo deciso di portare come disegno al workshop, famoso workshop degli Small Caps, e che mi ha in realtà poi aperto una bellissima collaborazione con una libreria qui a Venezia, la Marco Polo, i quali hanno visto un po' per sbaglio questa stampa nel loro laboratorio e si sono subito informati, insomma, perché poi la libraia è vegana a sua volta e ha colto subito lei l'ironia.
e ha detto voglio avere sta stampa, voglio venderla. E io all'inizio, al tempo, avevo sì appena fatto, insomma, da poche settimane questo workshop, avevo cominciato a prendermi qualche materiale e avevo cominciato a fare qualche prova con scarso risultato, quindi inizialmente mi ero anche un pochino subito arenata. E invece poi c'è stata questa richiesta, insomma, molto forte per questo post, tant'è che anche loro mi hanno detto ma muoviti a fare sta roba, perché insomma vuoi far aspettare la gente che se hai problemi torna. Infatti ero ritornata da loro perché avevo dei problemi con impressionare il telaio eccetera eccetera, risolti i problemi, insomma, e quindi sono partita. E quindi per me questo è un disegno molto, una stampa che mi ha dato, ecco, una bella spinta nel mondo delle autoproduzioni, ed è stato l'inizio appunto di una collaborazione molto duratura tuttora con questa libreria. Bello. Ottimo. Sì, questo piace, è una di quelle cose un po' come quella delle piante, piace sia ai vegani che i carnivori che ce l'hanno con i vegani, a dire la verità, non si sa come, ma... È un po', come dire... Che in questo caso qui tifano per il peperone. No, nel senso, allora, chi mangia carne mi dice, ecco, vedi, hai ragione, perché effettivamente i vegani mangiano anche loro qualcosa, quindi sono anche loro colpevoli. Diciamo che viene interpretato come perché non riescono a cogliere l'ironia. Sì. Mentre i ragazzi dicono sì, capiscono, e quindi vabbè, comunque è sempre divertente. Nei panni del peperone. Esatto, questa era una stampa pensata per una maglietta esclusivamente estiva, quindi è stampata solo su maglietta a maniche corte. Anche questa con inchiostro corrodente, quindi non in inchiostro bianco in realtà, e così. Io ho sempre avuto questa passione per i maglioni natalizi, non sono mai riuscita a trovarne uno come volevo, e quindi ho deciso di farmelo, in poche parole, di farmi però la versione estiva, visto che c'ero, perché avevo qualcosa come tutti gli altri. E anche un po' per disorientare per disorientare chi ho davanti, che è un po' sempre il fil rouge un po' dei miei lavori, no? E quindi è nata questa cosa, che è sempre un po' rinfrescante così da indossare d'estate. Sì, diciamo. Porta questa ventata di Tirolo. Esatto. E questo, anche qui siamo verso gli inizi, i primi lavori, e questa è una serie di prove di stampa che ho fatto con un telaio che poi era anche venuto abbastanza male, rovinato, e comunque prima di scioglierlo e di rifarlo ho detto boh, proviamo intanto a vedere come viene, che verdi usare, che sfondo, che colori, eccetera, eccetera. E questi erano quattro colori, una stampa a quattro colori su un formato quasi A5 in realtà, molto piccolo. E ne avevo fatti tantissimi, cosa che non mi è poi più successa in realtà. Adesso vado un po' più diretta, so già come procedere quando progetto il tutto, insomma. Comunque è bellissimo anche questo. Grazie, questa era un po' la scelta dei colori finale che è stata scelta. Così, questo invece è un altro lavoro che ho fatto. Allora, era partito in realtà non per essere visualizzato con tutte le immagini insieme, bensì l'idea era di fare una piccola pubblicazione con pagine staccabili, quindi cartoline, una cosa rilegata a mano con delle pagine tratteggiate, e ogni pagina aveva un piccolo disegno. E in realtà però il telaio era proprio così, quindi io di volta in volta andavo con lo scotch a circondare le piccole immagini e stampavo solo quella, così, per 20 pagine. E
E poi però funzionava bene anche nel suo insieme, quindi sono nate queste borsette, avevo stampato poi della carta regalo, e poi sono nate appunto mille altre cose, come questa, che è una spilla di legno, fatta con degli amici che avevano una macchina laser per intagliare il legno, e quindi mi ero fatta fare tutti questi dischetti, e stampando su stoffa poi ero riuscita ad ottenere questo effetto. C'è anche estratto la stoffa e il legno, praticamente. Esatto. È incollata la stoffa? Scusa? È incollata la stoffa? La stoffa in pratica un po' è incollata, sì, ed è incastrata, cioè sono la cornice, diciamo, di legno, e sotto c'è ancora legno. Ok, sì, così. E dietro ci è attaccata una spilla, quindi avevo fatto la spilla, poi anche la sua confezione, quindi sempre lo stesso disegno poi stampato su fogli di carta riciclata, anche qui. Questo è sempre usando lo stesso telaio, ho creato tutta una serie di stampa su stoffa, e poi qui avevo creato sempre in serigrafia questo piccolo packaging che è tipo un kit essenziale per cucirsi una toppa, quindi sotto c'è il piccolo cartamodello del taschino e dietro ci sono le istruzioni su come procedere, insomma, quindi era un'idea così. Visto che mi piace anche stampare su stoffa, magliette, eccetera, però certi piccoli disegni mi rendo conto anche che non sono adatti, e avevo cominciato a stampare su piccole pezze staccate, e poi ho pensato, ma perché non fare proprio l'oggetto? E farlo fare a chi compra. E farlo cucire, sì, perché poi in realtà a me dicevano, ma potresti cucirlo tu, sì, allora una maglietta devo farla pagare 80 euro se la cucisco io, perché col tempo che ci impiego a cucire io un taschino, che non è la mia specializzazione, e invece dai. Simpatica anche questa. Ah, qui è cucita. Questo l'ho fatto io con l'aiuto di mia madre. C'è un tocco da mamma, di felice. Assolutamente. E questo è un altro lavoro che è iniziato... sono dei piccoli quadernini, notebook così, a pagine bianche, la cui copertina è un biglietto del treno. Ecco, sembrava un biglietto infatti. Esatto. Oggetto che accende in tanti vari ricordi. Pendolari, lavoratori, studenti, vacanze, cose. Soprattutto i pendolari sono quelli più comunque impressionati da questi lavori. E devo dire che io li facevo per me ancora da studente, questi quadernini, così, per avere sempre... Ancora quando in realtà non c'era lo smartphone, che quindi ci si poteva annotare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. E quindi col tempo ho sempre tenuto questi biglietti, e poi ho cominciato appunto a stamparci sopra e anche a venderli, e non credevo, e invece anche questi hanno avuto un grande successo anche ora che ci sono gli smartphone, diciamo. Sono meglio che non le moleskine, sono più belli delle moleskine, capelli da viaggio autentico. Sì. Sì, poi la dimensione stessa è esattamente quella che ti sta in una tasca, perché essendo l'idea del biglietto nato per essere tascabile, mantenendo quel formato è assolutamente... Te lo metti nel taschino della maglietta. Sì, esatto. Ed è, insomma, sì, molto, molto belli. Anche questi in realtà è più... Poi un po' il valore affettivo, nel senso che io li rilego appunto a mano, mettendoci l'elastico, la borchietta, poi una volta li puntavo con la sparapunti, adesso invece li cucio, ci cucio il dorso. E,
e soprattutto ci stondo gli angoli quasi a mano, direi, perché ho una macchinetta piccolina che fa 3 foglie alla volta, per mantenere poi la rotondità del biglietto, perché il biglietto ha gli angoli rotondi, la carta no, e quindi poi a mano devo andare a Rifinirli tutti. Quindi, rifinirli. quello che si vede in questa foto, i due anelli in ottone sono quelli che ti permettono di inserire l'elastico. Sì, esatto. Così che poi andando a toglierlo e metterlo non si rovini troppo la carta. Perché all'inizio facevo invece solo un'incisione, ci mettevo dentro l'elastico e pinzavo, però visto che poi col tempo, aprendoli e chiudendoli, questa incisione diventava sempre più grande, insomma, non era più era rotta. E invece con questi anellini di ottone, l'occhiellatrice, riuscivo a non riuscita, ecco, a trovare una soluzione. Comunque belli, veramente molto belli, Sì, questi qui sono molto grazie, divertenti. grazie. Sì, e poi Sono quelle che arrivano da tutte quante le altre grafiche che abbiamo visto prima, giusto? esatto, perché poi io ne ho veramente, da quando poi ho cominciato a farli così, sia parenti che amici, adesso mi danno i loro biglietti e veramente ne ho un pacco numeroso ora e mi Quindi piace come. vedo Venezia, Santa Lucia, perché sono tutti quanti lì. Cos'è che puoi leggere e capire anche esattamente chi e quando ha viaggiato? Cioè, è bellissima questa cosa. Se uno va, vabbè, la maggior parte, vabbè, abitando a Venezia, in realtà ovunque ci si sposti, a meno che uno non abbia la macchina nel parcheggio qui comunale, ma io, per esempio, anche per andare a trovare i miei genitori che abitano verso le zone di Bassano, prendo sempre il treno e quindi per me già sono 2 biglietti alla volta, insomma. E dico, mi piace questa idea anche perché ogni tanto appunto mi leggo, mi si accende la lampadina, prossimamente nel futuro, insomma, andranno a scomparire, ci sarà sempre di più l'app oppure insomma, il biglietto digitale, Questo quindi non è vero, in effetti. è anche un oggetto che avrà il suo Quindi, valore un po' acquista storico. adesso, acquista un valore futuro, fondamentalmente. Esatto. Esatto. E questo è un altro disegno che poi è diventato successivamente una stampa. E questo era un disegno a china, una bozza, diciamo, che poi in realtà in fase di serigrafia, di preparazione del telaio, avevo completamente rifatto. Anche un po' come struttura, aggiungendo lo sfondo, eccetera, eccetera, a computer. E questo era sempre in fase di prova di stampa, quindi vari colori, varie carte, e questa invece era la versione su t-shirt, che poi era la più. Comunque devo dire che vedendo le foto, le tue foto, ma questo è successo anche in altre situazioni, ambientate così dentro Venezia, e beh, comunque anche tutte quante le cose Si valorizzano. cioè, diventano proprio anche delle belle ambientazioni. Ti voglio chiedere anche questo, ma quindi probabilmente il tuo processo nella creazione, diciamo, i passaggi che utilizzi per la creazione dei tuoi prodotti è sempre lo stesso, cioè parti sempre da un disegno a matita, una rielaborazione poi in seconda fase, o no, ci sono anche degli altri No. disegni che utilizzi? No, sono abbastanza diversi in realtà, appunto, molto spesso soprattutto per quanto riguarda le cose un po' più illustrative, parto sì da un disegno a mano, che poi ricalco, che poi scansiono, a volte lascio abbastanza il tratto simile all'originale, a volte come in questo caso rifaccio completamente il disegno con Photoshop. Nel caso dei lavori un po' più grafici, come quello della scritta, invece è totalmente un lavoro a computer.
anche lì, insomma, con un lungo processo, nel senso la scelta del font, la grandezza, insomma, tutto quanto, non è che sia per forza meno complicato un testo piuttosto che un'immagine. E altri invece, come quello, la texture di tutti i disegni, quelli erano tutti disegni fatti a china direttamente sul lucido, quindi in realtà ricalcando dei bozzetti fatti su carta. Quindi varia un po'. C'è molta ironia anche nei tuoi lavori, mi piace questa cosa, cioè... Ah, sì, sì. Ironia sottile. Sì, infatti, bella grafica, bel messaggio, poi questo... Sì. Questa cosa ironica dà sempre un valore in più, secondo me, alle... Sì, assolutamente. È modo per far passare i messaggi. Secondo me questo metti in loop sul computer infinito. Come schermata by computer, è un po' ipnotico dopo un po', sì, sì. Va bene, allora niente, io torno qui e questi qui sono, diciamo, anche i tuoi contatti. Comunque abbiamo messo il sito internet e il profilo Instagram, per cui se qualcuno ti vuole raggiungere ti raggiunge. Vuoi aggiungere ancora qualcosa che non hai detto, anche tu Daniel, questo vale logicamente anche per te. Ma io, guarda, nel senso, beh, mi dispiace essere arrivati a quest'ultima puntata, per cui spero che adesso lasciamo passare un attimo le festività, ma poi inizieremo a pensare a qualcosa di nuovo, insomma, perché dobbiamo continuare questo discorso di far conoscere gli artisti che ci sono e i laboratori di stampa che esistono in Italia, insomma, per cui sono già due prenotati, come? Le due prime puntate sono già prenotate, a mia insaputa. Così io non ho richieste. Bene, ottimo, ottima questa cosa, questo mi fa piacere. Esatto. Ottimo, per cui, nel senso, mi auguro appunto che questo progetto prosegua ancora per parecchio, insomma, perché c'è tanto da far conoscere. E no, beh, dei lavori di Anna, comunque questa vena ironica mi piace molto, insomma, cioè ci sta, perché poi ti lascia lì, ti fa pensare, insomma, per cui brava, nel senso, grazie. Continuo così. Grazie. E poi niente, poi tempi migliori ci auguriamo, e cioè di passare comunque in quel di Venezia a farci un giro, ad andare a incontrare, perché poi tutte queste persone qui che stiamo incontrando, le artiste di questo... di questa serie, e gli artisti e della scorsa edizione, cioè, sì. Li abbiamo soltanto incontrati ok, in forma digitale, per cui prima o poi dobbiamo per forza fare un tour. Ci vuole veramente una festa invitando tutti quanti cavolo, quello sarebbe bello, nel senso, cioè, mettiamo in piedi un mega evento. Facciamo un festival dedicato tutta alla serigrafia, invitiamo tutti quanti, fiumi di birra, peperoni a non finire perché noi siamo vegetariani. Abbiamo apprezzato molto. Ottimo. Grande, grande. Sì, sì, assolutamente. No, sarebbe bello e sarà bello, dai, insomma, finirà. Assolutamente. Stampa continua, facciamo una 24 ore di stampa continua. Un rave per dire. Di stampa. Tanto, guarda, in questi giorni è uscito anche, vabbè, che a poco attinente, però è uscito il colore, diciamo, anzi i due colori del 2021, che è due colori Pantone. A me veniva in mente invece quello che è il termine che è venuto fuori quest'anno e che lo adotteremo probabilmente l'anno prossimo, che è la condivisione. Questa cosa qui è una cosa che è venuta fuori veramente tantissime volte e sarebbe sicuramente interessante veramente farlo diventare un po' l'elemento d'unione un po' di tutte quante le cose che stiamo facendo, che stiamo pensando di fare, e quindi perché no? Partiamo da un termine, poi troveremo il colore, la musica, tutto quanto, e poi festa. A proposito di musica, è vero, ringraziamo anche Matteo Gubellini che ci ha prestato la sua canzone per la sigla. Da un certo punto in poi abbiamo avuto anche questa
questa sigla fatta proprio autoriale, insomma, quindi grazie anche di questa, diciamo, aggiunta artistica in più. Ah, sì. Va bene. Grazie. E allora non ci resta che salutare. Grazie per averci seguiti tutte queste puntate, grazie ad Anna, Daniel, che è stato il nostro Virgilio per tutto questo tempo. Il macio. Il macio Virgilio. Inizia con Virgilio e finisce con il macio, quindi... Grazie a voi ragazzi di seguirmi in questa avventura. E niente, alla prossima, alle prossime idee. Ciao. Dai, buona festività a tutti. Ciao.